Vediamo. Siamo in diretta. Allora, cari amiche e cari amici, buonasera. Stasera non vi saluterò come al solito uno per uno, o quasi, anche perché siete già tantissimi. Come sapete, è collegato con noi il dottor Stefano Andreotti per discutere del mio libro sul padre Giulio Andreotti. Ovviamente in questo genere di iniziative l'autore deve parlare il meno possibile e accettare di sottoporsi al giudizio, per cui mi rimetto alla clemenza della corte, poi fate voi. E quindi non prendo altro tempo e do la parola al dottor Stefano Andreotti. Dica. Dico buonasera innanzitutto a lei. Sia clemente, ecco. No, chiaramente. Buonasera a lei e buonasera a tutti, tutte le persone che ci stanno comunque vedendo e ascoltando. E, che dire, da dove vogliamo iniziare, professore? Lei mi ha con grande cortesia coinvolto, no, in questa sua opera già tanti tanti mesi fa, no? Quando ancora il libro non era in stampa, no? Me ne ha mandato una copia un po' difficile da leggere, che era, mi pare, 1200 pagine, che con dei caratteri un po' curiosi. No, perché c'erano delle pagine bianche alla Sì, fine di ogni pagina che moltiplicavano il numero, finché di quello è stato un problema, no? il Diciamo. mio cugino che si è astenuto dal leggerlo, perché ha Sì, visto 1200 pagine e si è terrorizzato. comunque io, come le sa, no, ne abbiamo po poi mi ha mandato quando è uscito il volume, e che era a dicembre, forse, mi pare, professore, più o meno. Il volume è uscito il 6 ottobre, Vabbè, però la poi ne mia testimonianza abbiamo, non è sì. velocissima, quindi sicuramente le sarà Vabbè, arrivato. ci siamo poi sentiti più o meno, mi pare fosse a dicembre, quando poi l'ho letto con attenzione. E non so da dove vogliamo cominciare, professore, mi dica lei. Inizi lei, io Ma mi guardi, rimetto. io che cosa dico? Allora, intanto dalle conclusioni a cui lei arriva, no? Che il capitolo finale è. Che dire, lei, diciamo, assume nei confronti di mio padre una posizione intermedia, diciamo, in quello che sono gli schieramenti. Lei giustamente parla, no, nel volume diciamo, di quelli che sono i difensori ad oltranza, nei quali, parentesi, può immaginare forse che possa essere anch'io contemplato, e invece in quelli che, diciamo, praticamente reputano mio padre il grande male, diciamo, di quello che è avvenuto. Mio padre scherzava, come ha scherzato quasi tutta la vita, diceva sempre che gli sono state addebitate tutte le cose negative della umanità dalle guerre puniche in poi, no? Quindi questa figura, ecco, lei si è tenuto certamente in una posizione più intermedia, no? In cui da un lato riconosce delle doti notevoli, no? Considera lui e considera Craxi, no? Che sono i due grandi cattivi della cosiddetta Prima Repubblica, li considera comunque due statisti al di sopra, forse anche in questo è troppo esclusivo, perché secondo me, come Craxi e Andreotti, ce ne sono stati comunque nei primi 40 anni, cioè, beh, però ci sono stati dei personaggi importanti, professore. De Gasperi sicuramente, insomma. De Gasperi, poi sotto molti aspetti Aldo Moro, no? Per parlare, diciamo, sotto altri aspetti Berlinguer può avere anche avuto, no? Diciamo, vabbè, adesso è inutile stare ad elencare. D'altro canto, già il titolo, no? Il grande regista, è un po' indicativo, no, di quello che poi è il contenuto del volume. Poi lei fa una disamina di quando era bambino mio padre, no? Comincia da quegli anni lì e va avanti, e certamente tira fuori tantissimi argomenti, tantissimi
episodi dei quali ritiene, nei quali diciamo lei ritiene mio padre comunque il regista o comunque co-regista o qualcosa del genere, no? E ok, diciamo una cosa di fondo del libro che io posso notare, al di là poi affronteremo anche magari, se lei vuole, i punti specifici, no? Che forse sono più interessanti. Diciamo, lei affronta, diciamo, la storia d'Italia, no? Perché poi chiaramente lei fa andare avanti il racconto con tutto quello che è l'evoluzione della storia italiana, no? Diciamo, lei affronta, diciamo, forse diciamo, tutto il... Scusi, è che chiudo il telefonino che sennò ci disturba il PC. Affronta, diciamo, la storia d'Italia con degli occhi evidentemente che derivano anche dalla sua ideologia, dal suo modo di aver considerato inevitabilmente, no? Come tutti lo faccio io, con degli occhi un po' diversi dai suoi, come studiosi diciamo, di quegli anni. Quindi lei fa, diciamo, della storia d'Italia una storia dalla guerra in poi, no? Poi, prima della guerra, vabbè, la funzione di mio padre era giovane, quindi no, non è interessante. Diciamo, da quando mio padre si affaccia al mondo in qualche modo della politica, quindi durante la guerra, in avanti, lei, diciamo, fa una storia d'Italia che mi pare sia un po' incentrata su grandi lotte tra i partiti, e in particolare grandi lotte tra le correnti della Democrazia Cristiana, no? In un paese sicuramente, diciamo, che periodicamente ha avuto tanti momenti difficili, tanti buchi neri, no? Che sono tutti questi episodi legati, uno per tutti, i grandi attentati che ci sono stati, il terrorismo, eccetera, eccetera, eccetera. E in un paese che lo considera quasi immobile, no? Di un paese che, cioè, non mi pare che ci sia un po' il riconoscimento di quello che poi realmente è stata la storia italiana di un paese morto con la guerra mondiale, no? Quindi, praticamente distrutto fisicamente, materialmente nella guerra, ma anche da quello che si era creato, no? Questo il famoso ventennio e tutte la spaccatura profonda che c'era, no? Nell'Italia del primo dopoguerra, quindi tra forse i nostalgici che non potevano magari troppo manifestare, però anche questa spaccatura enorme che si è creata, no? Tra il mondo in qualche modo rappresentato dalla Democrazia Cristiana e quello che invece rappresentava il mondo legato in Italia più al comunismo che al socialismo, no? Che poi socialisti e comunisti perlomeno all'inizio sono andati per la scelta forse di Nenni, sono andati poi di pari passo. E mi pare lei non ha seguito nella storia di questo paese, credo che tutto quello che è avvenuto, cioè di un paese che con una rapidità straordinaria è passato da paese morto a un paese che è risorto, è andato avanti tantissimo, con difficoltà, però che ha portato. E io arrivo come data importante ai primi anni 90, dove poi c'è la grande frattura, no? Con quello che sarebbe avvenuto dopo, no? E con la fine, no? Dei partiti tradizionali. L'Italia, se uno fa la fotografia dell'Italia a fine anni 80, inizio anni 90, vede un paese con una crescita enorme, con una quarta potenza industriale, un benessere diffusissimo, un paese dove comunque la gente viveva bene, un paese dove credo l'80 o qualcosa anche di più per cento delle persone vivevano come vivono oggi a casa loro, con riforme che, d'accordo, non sono state delle riforme che hanno chissà cosa fatto, ma ce ne sono state tante che hanno comunque accompagnato
la crescita del paese. Io parlo per tutte, non so, la riforma sanitaria, la famosa riforma sanitaria che ha fatto adesso la sanità italiana si trova in difficoltà, ma la sanità italiana con la riforma che ha avuto per tantissimi anni è stata riconosciuta come la migliore assistenza sanitaria dopo la Francia di tutto il mondo. Parlo della riforma fiscale che c'è stata negli anni, all'inizio anni 70, nelle Statuto dei lavoratori, no? Questo riconoscimento che ha cambiato, no? Il modo di intendere anche il lavoro. Parlo del diritto di famiglia, l'aborto, il divorzio, la scuola, quindi diciamo di, e poi tutte le infrastrutture, tutto quello che è cresciuto. Quindi tutto questo è avvenuto poi in un paese sicuramente travagliato da tantissimi momenti di buchi neri, come ho detto prima, no? Che sono legati a questi fatti terribili che sono effettivamente avvenuti. I grandi attentati, poi il terrorismo di destra, nero e rosso, chiamiamolo come vogliamo, e poi certamente il ruolo che l'Italia ha assunto nello scacchiere mondiale, un ruolo di preminenza però importante. Tutto questo con, credo, una libertà enorme che è stata comunque garantita a tutti quanti. Ecco, io diciamo. La storia d'Italia, secondo me, ecco, in tutto questo, chiaramente la Democrazia Cristiana non è stata l'unico, diciamo, operatore a cui vanno accollati tutti i meriti, ma certamente è stato quello che ha coordinato tutta questa grande crescita. Quindi mi pare, ecco, sotto un aspetto un po' generale, la sua visione, diciamo, dell'Italia, io la vedo un pochino, ecco, di come l'ho descritta oggi, piuttosto che questo paese che fa solo a litigi tra correnti o tra partiti o qualcosa del genere. No, devo precisare qui. No, certo. Io dovevo fare una difficile biografia, perché fare una biografia di un personaggio come Andreotti, per la durata che ha avuto, per la complessità del quadro, per le caratteristiche del personaggio, che aveva una sua complessità notevole, cioè non è un'operazione facile. E quindi al centro c'è quello, l'aspetto della crescita del paese, eccetera. Non è che io lo ignori e le do atto che in gran parte sono d'accordo con la sua idea. Però era sullo sfondo, non era in primo piano. Quella è una cosa che io mi riprometto di fare in una storia d'Italia repubblicana, dove ci sono una serie di paradossi. Se lei vede la cartina geografica del Mediterraneo, noterà che tutti i paesi rivieraschi, compresa la Francia, per non dire della Jugoslavia, eccetera, eccetera, hanno conosciuto guerre, guerre civili o colpi di Stato. L'unico paese che non ha conosciuto né guerra civile se non a bassa intensità, ecco, né colpi di Stato, qualche volta tentati ma mai riusciti, è stata l'Italia. Quindi una grande stabilità democratica di cui bisogna dare atto. E in questo, sì, certo, ci sono stati i meriti della DC, del Partito Comunista che ha saputo evitare la guerra civile. Arrivo a dire, lei può capire lo sforzo che faccio, anche di Almirante, che in realtà Certamente. nella strategia di tensione non c'è mai entrato e non la voleva, perché voleva in qualche modo giocare la carta dell'inserimento nel sistema politico parlamentare. Beh, Quindi quello che alla avrebbero fine, fatto poi, no, Alleanza Nazionale. esatto, quindi in realtà tendenzialmente tutto questo è vero. Si accompagna, il paradosso è una grande, diciamo, situazione stagnante dal punto di vista delle formule politiche. In nessun altro paese c'è stato un partito al governo dal 45 al 93, Perfetto. intervalli di sorta. Quindi un quadro politico abbastanza stagnante, però in effetti una trasformazione sociale del paese
molto importante, fra le più vivaci del quadro europeo, questo siamo d'accordo, sempre con delle contraddizioni interne, perché per esempio alcune, perché la storia delle correnti? Perché le correnti della DC erano portavoce di interessi molto diversi, e se c'era per esempio una certa componente che spingeva per le riforme, penso ai convegni di San Pellegrino, ce n'erano altre che si preoccupavano di metterci il freno e di limitare l'impatto delle riforme. Però in ogni caso un riformismo anche piuttosto sveglio c'è stato. Certamente. C'è stato però, attenzione, fino più o meno alla fine degli anni 70, da dopo c'è stato il riformismo della Prima Repubblica, è stata la sua prima stagione. Dal caso Moro in poi, forse anche per, non solo, ma anche per l'impatto terribile del terrorismo da una parte e dall'altra, cioè che ha terrorizzato poi l'opinione pubblica, eccetera, la cosa si è molto fermata, e infatti l'Italia repubblicana, la Prima Repubblica, ha conosciuto la fine. Quindi io sono d'accordo con lei. Negli anni Ottanta però c'è stato probabilmente uno sviluppo della importanza della posizione italiana nello scacchiere mondiale. Sì, c'è anche stato che a livello mondiale c'è stato un colpo di freno molto forte. Quello è il momento in cui si teorizza che c'è stato un eccesso della domanda, che in qualche modo bisogna fermare. Non dimentichiamo neanche le grandi crisi economiche, no? Che hanno travagliato. Esatto. Era un fatto solo italiano. Sì, questo era un fatto mondiale, no? In un mondo che sempre di più poi ha subito le influenze di quello che accadeva fuori dai confini, no? Perché quello che accadeva fuori dai confini, e lo vediamo oggi, no? Oggi qualsiasi cosa accade nel mondo, tutti quanti i paesi ne pagano o ne usufruiscono. No? Certo. Quindi questo è sì, poi un'ultima cosa, una piccola osservazione. D'accordo, il paese è stato immobilizzato, no, con la DC, che praticamente una volta con il quadripartito, una volta con i cinque partiti, una volta con gli alleati un po' più a destra, una volta un po' più a sinistra, ha dominato sempre la scena. Però questo deriva dal fatto che purtroppo il nostro paese scelse nel primo dopoguerra i socialisti di andare, cioè il Partito Comunista non era un partito socialdemocratico, lo è diventato, se lo è diventato, molto dopo, no? Quindi era il partito legato a 10.000 fili con l'Unione Sovietica. È chiaro che questo ha portato poi anche forse a un'ingerenza enorme degli Stati Uniti, no? Perché certo, molti dei fatti che poi lei va a esaminare, dietro sicuramente perlomeno una parte, mio padre diceva sempre, lei sa bene professore che mio padre ha pagato enormemente l'essersi messo in qualche caso, in più di un caso, in posizioni non allineate a quelle, pur riconoscendo sempre agli Stati Uniti dei meriti colossali e riconoscendo sempre comunque agli Stati Uniti che sono il paese che ci hanno salvato nella prima guerra mondiale, ma soprattutto nella seconda, no? Che hanno salvato l'Italia, l'Europa dal nazismo, e l'Italia nazismo e fascismo. Però questo non voleva dire, mio padre ha sempre detto due cose degli Stati Uniti: l'Italia è alleato degli Stati Uniti, però essere, riconoscendo i meriti, riconoscendo che gli Stati Uniti certamente hanno un peso nel mondo che noi non possiamo neanche sognare, ma noi siamo un alleato e ci dobbiamo sedere nello stesso tavolo e non rimanere in attenti davanti a loro. L'altro discorso, lui diceva sempre, gli Stati Uniti sono un coacervo di poteri, non c'è un solo, c'è il presidente, c'è il segretario di Stato, c'è l'FBI, c'è la CIA, ci sono tutte le lobby, no, importantissime, industriali e soprattutto finanziarie. Quindi lui diceva sempre, magari anche di tutti i guai che ha avuto nel periodo, diciamo, dei processi che lo hanno gli hanno fatto passare, diciamo, 12 o 13 anni davvero di difficoltà, no? Dal 93 in poi, lui diceva sempre, non è tutti gli Stati Uniti, però che il sospetto che ci sia stato dietro qualcuno, lui l'ha sempre
avuto, non dico il sospetto perché la certezza non l'ha mai potuta, diciamo, verificare, però il sospetto, come il suo di altri casi, è evidente. Sono d'accordo, però devo farle una precisazione per Prego. capirci. Intanto il titolo, il grande regista, non è il mio. Io ho pensato a un altro titolo e invece fu voluto dalla casa editrice. Quindi, no, sfondo una porta aperta perché quando con mia sorella io mi sto occupando un piccolissima parentesi, io ho fatto tutt'altro nella vita, la famiglia Andreotti, siamo quattro, nessuno di noi ha fatto politica, certamente abbiamo avuto il naso, le orecchie, tutto il corpo dentro la politica perché puoi immaginare, no? Che essendo poi una famiglia unita che al contrario di altre famiglie democristiane, i figli, tutti quanti, bene o male, hanno preso delle altre strade. Noi, finché abbiamo potuto, senza che il nostro padre ce lo chiedesse, abbiamo sempre votato Democrazia Cristiana. Io sono stato anche iscritto al partito. Non ho mai però fatto politica, né lo hanno fatto mai i miei fratelli. Io ho lavorato in un'azienda per più di 40 anni. Terminato il lavoro, più o meno mio padre era morto da 2 anni, morto nel 13, ho smesso nel 15, sono andato in pensione perché gli anni passano e mi sto dedicando con mia sorella a questo, alla memoria di mio padre, no? E facciamo tante cose, soprattutto pubblicando. Io penso che sia importante per quello che possiamo dire noi, al di là dei ricordi che ho io, che a mia sorella, però è importante pubblicare. Mio padre ha lasciato davvero una quantità di carte, lei è stata Lì però, all'istituto se mi Sturzo. permette, c'è una mia protesta nei vostri confronti. Se non ci mettete l'indice dei nomi su quei Allora, nomi, mi sono posso permettere due osservazioni. Allora, il primo libro a cui lei si riferisce, che si chiama I diari segreti, che sono i diari degli anni Ottanta, mattone. è il secondo, gli anni di piombo, è uguale, diciamo come cosa. Allora, i diari segreti, il titolo, apposta sono intervenuto, mi perdoni se l'ho interrotta, non si chiamava I diari segreti perché con mia sorella gli avevamo dato un altro titolo che era Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa, che tra l'altro era il caso Eni Petronin, che lei cita nel libro, non proprio, diciamo, secondo quelle che sono le mie risultanze. E invece l'editore ha detto no, chiamiamolo Diari Segreti perché ne vendiamo che sicuramente di più. E diciamo, questo è evidente, no? E quindi sul fatto dell'indice dei nomi, anche lei non ha messo però l'indice dei nomi, professore. Queste sono le carognate che fanno gli editori. Bravo, la stessa cosa ce l'hanno fatta i diari segreti. Quando poi gliel'abbiamo fatto notare, hanno messo, ma questo non è la stessa cosa, nel sito della Casa Solferino l'elenco dei nomi. Che tra l'altro, per fare l'elenco dei nomi, io e mia sorella, che abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo davvero faticato tanto, puoi immaginare tutti i nomi che sono citati, però nel secondo libro che abbiamo pubblicato i nomi ci sono, eh? Quindi i diari degli anni di piombo l'abbiamo aggiunti. Però È vero, è vero. questo io concordo che spesso gli editori ti fanno degli scherzi, quindi lei dice grande regista è un po' accattivante, va bene, come Sì, titolo. non è stata una scelta mia. La seconda cosa che devo Prego. dire è che io ho iniziato con tutto un respiro diverso sulla storia dell'Italia repubblicana e sono stato costretto dagli editori a tagliare 160 pagine in cui c'erano molte delle cose che lei dice. Ok. Perché mi è stato rimproverato, ma Andreotti dov'è? Qui è un libro sulla storia d'Italia repubblicana, ma Andreotti è marginale, devi centrare tutto su Andreotti. Il libro, peraltro, devo dire la verità, è un po' lungo. Sì, beh, diciamo, non è che parla solo di mio padre, chiaramente, perché Esatto, anzi, però tanti ho capitoli lei li ha fatti proprio su argomenti in cui mio padre praticamente c'entra proprio molto molto da lontano. E tenga presente che molte delle cose che lei diceva c'erano in quelle 160 pagine D'altro tagliato, canto, guarda, però le ripensavo. il mio I diari segreti erano 1200 pagine, l'abbiamo pubblicato in 700, quindi evidentemente gli editori, giustamente dal loro punto di vista, hanno delle esigenze che noi magari non capiamo all'inizio, ma ci No, no, si rendiamo conto. capiscono benissimo. Sì,
però chiama, all'inizio, che tra l'altro è anche un lavorone, no? Perché anche scrivere non è che sia. Sì, ma è taccagneria, guardi. È che siccome un indice dei nomi del genere finisce per essere un quinterno, cioè 16 pagine. Sì, anche di più. Pagine incidono sul costo di produzione. No, chiaro. Sì, sì, come le immagini, no? Lei può immaginare quante immagini avremmo potuto mettere nei nostri libri, non l'abbiamo fatto perché le immagini costano troppo. Figurati, lo so. Comunque, tornando a noi, quindi no, su questo siamo abbastanza... Vabbè, questo diciamo è un po' quello che ci tenevo a dire come cosa di generale. No, poi ci sono tantissimi, ne abbiamo anche parlato, no? Poi quando ci siamo sentiti, no? Su alcune cose io diciamo così ho delle risultanze un po' diverse diciamo da come sono stati diciamo descritti da lei alcuni dei fatti, no? di cui bene o male o direttamente o indirettamente mio padre ha avuto a che vedere, no? E certamente non lo so, vogliamo iniziare al di là delle piccole cose, no? Della giovinezza, vabbè, quello, i rapporti con De Gasperi, no? De Gasperi è stato un padre per mio padre, non era orfano da sempre, perché il padre gli morì a 2 anni e lui aveva riconosciuto in De Gasperi davvero questa figura straordinaria. Quindi il fatto che, ma lei lo mette anche, che probabilmente era una maldicenza di qualcuno, che De Gasperi possa aver detto che mio padre era capace di tutto, mi pare che non ci crederei. Però, ok, poi vabbè, c'è tutto il discorso legato al mondo del cinema, no? Giustamente, il cinema, e anche lì si potrebbe scrivere. Lei mi ha colpito, ad esempio, che parla pochissimo della censura, no? Perché normalmente chi parla di mio padre del periodo come sottosegretario alla presidenza, no? Per chi non lo sapesse, mio padre è stato dal 47 fino al 53 sottosegretario alla presidenza e aveva la delega, tra le altre cose, nel cinema. Oggi esiste un ministero che lo fa a sé. Allora invece, e poi allora era il momento in cui il cinema è risolto, no? Perché Cinecittà era occupata dagli sfollati di guerra, il cinema era solo americano, fece mio padre fare la famosa legge con tante avversità, perché si diceva: come l'Italia c'ha tanti problemi, andiamo a pensare a queste cose futili come il cinema, e fece la legge secondo la quale tutti i produttori dovevano reinvestire una quota dei ricavi del botteghino italiano in produzioni girate qui da noi, e una buona parte dei film americani, no, che erano nella programmazione delle sale, dovevano lasciare spazio a film italiani, quindi gestore, e queste ha dato lei. Poi c'è stata la censura, lei della censura parla poco, normalmente viene detto mio padre è un bacchettone che tagliava tutto, no? Anche là è una balla assoluta. Io riporto l'episodio della chiacchierata con Pacelli. Sì. Ah, beh, quella è carina. Quella è stato molto simpatico. Beh, quella è sintomatica, diciamo, diciamo dei rapporti che mio padre ha sin da allora avuto con i papi, no? Quindi poi con un papa ieratico e un po', insomma, non era come i papi di oggi che uno può frequentare, no? Permettersi di dire al papa: guardi, Santo Padre, che le gambe di Santa Maria Goretti vengono fuori in un film prodotto da una, diciamo, una casa legata al Vaticano, no? È un po' un azzardo, però era la verità. Però tenga conto, so, in quegli anni lì, nella famosa censura terribile, Stolaro, che certamente non è un democristiano doc, no? Ha riconosciuto che praticamente si dice, si parla, cioè, ma film che realmente poi sono stati chiusi e non sono andati in sala in tutta la storia del cinema italiano sono stati 5, quindi insomma davvero. Okay. Però, okay, si parla del cinema, poi si cominciano ad andare avanti, ripeto, con queste lotte terribili, straccorrenti. Poi sulla corrente ne parliamo magari un attimo.
lei la chiama conglomerata giustamente sotto un certo aspetto, no? Perché mio padre non ha avuto una vera corrente, no? Lei lo ha sottolineato, mi pare, con molto acume. Il primo grande scandalo è stato quello di Giuffè, no? Questo il banchiere di Dio, e lì pure mio padre fu il primo caso in cui è stato tirato per i capelli in qualcosa in cui non c'entrava nulla. Questo sì, lei... poteva essere una colpa in Milano, ma no, la colpa in Milano niente, perché lì praticamente venne fuori che era un qualcosa che si erano inventati, e poi ci fu anche un responsabile che era il capo ufficio stampa del Partito Socialdemocratico, tant'è che l'onorevole Preti fu il mandante. Preti era, ma Preti, tra l'altro, la cosa davvero risibile che lo scandalo venne fuori dal mondo socialdemocratico, queste accuse a mio padre false, perché poi quello che l'aveva tirate fuori ammise che il dossier o adesso l'articolo, quello che aveva tirato fuori, era pieno di falsità, e tra l'altro il ministro Preti, che era poi subentrato, no, a mio padre, era di Ferrara, e di Ferrara era Giuffè, quindi insomma avrebbe forse dovuto, però al di là, diciamo, il caso Giuffè è il primo dei tanti, no? Poi parla di alcuni, io vado con cronologia avanti, se lei è d'accordo, mi dica lei. Certo, certo, okay. Vada. Poi parla di questi grandi rapporti con i servizi segreti, no? Questi terribili servizi segreti. Mio padre non ha mai avuto al contrario di altri democristiani, un rapporto veramente facile con i servizi segreti, e tant'è che in qualche caso, un po' come frase a effetto, e questa l'ha ripetuta in più occasioni, ha detto: ma io ritengo che forse la soluzione migliore per sistemare i servizi segreti sarebbe fare a meno per un paio d'anni di loro. Chiaramente non è possibile in un paese fare a meno dei servizi segreti, però credo che sia sintomatico, no? di un certo approccio difficile con i servizi. E non so, lei parla a lungo di questo grande piano in cui mio padre in qualche modo si sarebbe prestato per poi tirarsi indietro, era questo che doveva riguardare. Era la direzione adesso il DCCP, direzione centrale sì, ecco, in tutto questo a me non pare che questa sia stata una delle cose terribili che ha anche ammesso che qualche generale abbia fatto un qualcosa del genere. Onestamente a me non pare che sia perché lì in quegli anni, contestualizziamo pure, c'era comunque questa, da un lato il pericolo presunto, vero, di una Unione Sovietica che avrebbe potuto, no? Che poi è la storia di Gladio, no? Perché e di Gladio pure lei parla, è uno dei pochi che di Gladio parla con una, mi pare, lontananza dalla cronaca spiccia evidente, no? Perché anche lei parla di Gladio non come una società, un'associazione a delinquere, ma dice eventualmente che qualcuno di Gladio può aver fatto qualche cosa, ma Gladio in quanto tale, io tra l'altro, guardi, ho conosciuto incidentalmente, avevo un dirigente nell'azienda in cui sono stato, che abbiamo scoperto quando uscivano i famosi elenchi, che era diciamo uno degli uomini di Gladio. Io non gli avrei dato le chiavi neanche di una cantina, perché era veramente una persona. No, ma io ho sempre detto che la fortuna è che i russi non ci hanno invasi, perché se la difesa dovesse essere fatta da Gladio, siamo fritti. Siamo d'accordo. Allora, al di là di questo, c'è questo, tutto questo rapporto con i servizi segreti che. Vabbè, lei mi pare un grande rilievo. Io non vedo cioè questi generali che avrebbero tramato, non tramato, e lì dietro probabilmente c'è anche qualcuno. Allora dimentichiamo anche forse quello che era l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore statunitense per tanti anni in quegli anni, no? Che era Martin, che certamente lei non so se cita mai Martin nel suo libro, non mi ricordo, lo cita mai? Mi ricordo neanche io, sinceramente. Però Martin è sicuramente stato, da quello che io ho visto, da qualche carta che poi ho avuto modo di guardare,
Insomma, sicuramente ha fatto qualcosa di un po' strano, no? Di finanziamenti alla destra abbondanti, come d'altro canto i finanziamenti arrivavano da Mosca in misura sicuramente uguale. E, diciamo, ok, lì qualcuno legato al mondo dei militari ha creato problemi, su questo non ci piove. E in tutto questo, cosa poi c'entri realmente mio padre? Io molti dubbi. Veniamo al caso Borghese. Lei parla del Borghese, in cui anzi dà un merito a mio padre che sarebbe intervenuto. E tra l'altro, però, allora, anche al caso Borghese, caso Borghese viene fuori intanto tantissime veline, e questo un po' anche gli altri casi che le cita, sono tante veline che sono saltate fuori poi negli anni, no? Ma sono tante veline anonime, di queste veline dei servizi, ok, no? Lasciano però qualche dubbio sulla chi le ha compilate e perché sono state No, messe no, lì. no, 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 un momento, questo capiamo. A lavorarci sopra, e io ci ho lavorato per anni, l'80-90% delle veline, poi sappiamo l'autore chi è, la fonte, perché c'è un metodo per cui di solito o c'è il nome di copertura o c'è una valutazione del servizio, capisci perfettamente chi è l'autore. Quindi Però, questo. diciamo, molte volte queste veline vengono, Anche un sacco sentito di bugie, dire, si dice che, e poi anche in tutti questi fatti c'è gente che è tirato fuori la verità dopo 30 anni, no? Anche nel caso Borghese qualcuno ne ha parlato di. Allora, io quello che posso dire è questo, io lo ricordo come persona fisica per quello che ho sentito e come. Quello che abbiamo trovato, mio padre si è sempre chiesto e ha cercato sempre chi potesse essere dietro questo colpo ai Borghese. Quando ci fu la prima condanna, che poi è la cosa curiosa italiana, che poi sono stati assolti tutti, no? Nei processi, mi pare, no? anche Ok, i questo. reconfessi. Bravo, sì, le cose curiose dei processi italiani. Però quando ci fu la sentenza di primo grado in cui furono condannati tutti, mio padre disse: e meno male che doveva essere una scampagnata di buon temponi, invece era evidentemente qualcosa di molto serio. Adesso che mio padre lo abbia scritto da tante parti e che abbia preso in giro anche me e i miei fratelli, io ho molti dubbi. Allora, questa figura di Gilberto Bernabei che è saltata. Allora, lei non ha conosciuto Gilberto Bernabei. No, purtroppo No, no. io l'ho conosciuto, professore. Io onestamente, tra l'altro lei lo richiama pure poi nel memoriale del povero Aldo Moro, no? In cui praticamente quando Moro scrive nel periodo, nell'ultima parte, no? Della sua terribile prigionia, no? Oggi spendiamo anche due parole, oggi è morta la povera Maria Fida Moro, no? Proprio oggi. Ah, non lo sapevo. Ah, non l'ha saputo, è morta proprio oggi a Roma in una clinica. Quindi Beh, questo mi è molto dispiaciuto, anche perché l'avevo conosciuta e aveva detto delle cose bellissime di mio padre, tra l'altro, contrariamente al resto della famiglia. Al di là di questo, Moro scrive nella parte in cui aveva, nell'inizio della prigionia, non ha scritto niente di terribile, quando probabilmente si è reso conto, no, che le cose non andavano avanti per una possibile liberazione. È andato giù piatto su tanti argomenti con tante persone, tra i quali anche mio padre, no? Sicuramente non solo mio padre, e parla di questa persona che mio padre aveva vicino. In effetti lei giustamente sottolinea la frase poco loquace, e poi dirò subito perché, che però era una persona serissima che mio padre avrebbe dovuto ascoltarlo. E Evangelisti, no? Questo che è stato il braccio destro di mio padre, perlomeno per la prima parte dei decenni, no? Della cosiddetta Prima Repubblica, si era un po' riconosciuto in questa figura. In effetti, io posso convenire che poco loquace Evangelisti è un po' Eccolo strano. qua, c'è Evangelisti, ma Però dai. io le posso dire che questa figura, che lei individua in Gilberto Bernabei. Io non escludo mai niente, perché io posso dire che quello che sto dicendo sono una marea di fanfaronate. Lei ha scritto il Vangelo. Le posso dire, secondo me, Gilberto Bernabei non era una figura
che dava nessun apporto di nessun genere. Tra l'altro c'era invece nei collaboratori strettissimi di mio padre una persona che non ha mai fatto nulla di ufficiale, che è stato invece un consigliere molto molto vicino a mio padre e lo ha consigliato veramente fino a quando poi morì. Lui è morto, era più grande di mio padre, è morto nell'85, si chiamava Umberto Del Ciglio. Io ho sempre pensato che potesse essere lui la persona a cui faceva riferimento mio padre, tenendo conto anche che io, se vuole glielo devo poi, ho sempre pensato che mio padre per tantissimi anni non ha avuto intorno delle persone negative o poche negative, e quando poi ha perso alcuni dei suoi punti fissi che erano degli amici veri che lo consigliavano nella sua attività, sono in effetti subentrato delle amicizie pericolose, non so lei, non mi ricordo lei come le chiama in un certo punto, e sono diciamo, io dico che suo padre in certo momento ha cominciato a frequentare male. Ecco, io in alcune cose quantomeno posso dirle che avrebbe fatto col senno del poi molto meglio non frequentarle, possiamo dire così. Allora, e in questo, per esempio, poi un piccolo... Allora, il Borghese, io le ho detto, per me Borghese è quello che le sto dicendo, lei avrà delle idee diverse, io le ho detto i motivi perché secondo me non sono questi. Poi parla di... in quegli anni lì, no, più o meno un pochino prima, mio padre prende con la sua famosa corrente piccolina, cresce con l'innesto di un po' di iniezioni da diverse parti italiane, no, perché la corrente di mio padre era una corrente fatta... allora, le correnti democristiane erano correnti enormi, no? C'erano, la più grande di tutte è stata i Dorotea, tra i quali mio padre ogni tanto... per sbaglio c'è finito non dentro, poi c'era Moro, diciamo la corrente di Moro, Fanfani che aveva la sua, c'era la base, quindi la sinistra della DC, c'era Forza Noi di una Catena, e ciascuna aveva una struttura molto importante. La corrente di mio padre non è mai stata una corrente vera, tant'è che mentre le altre facevano congressi, riunioni, convegni, la corrente di mio padre non si è mai riunita tutta assieme. Mio padre aveva, abbiamo detto, Lima in Sicilia, Civino, Pomicino a Napoli, Evangelisti e poi Sbardella a Roma, e lo stesso aveva persone in Toscana, in Lombardia, in Piemonte. Certamente aveva tantissimi, no? Ma ognuno di questi viveva una sua vita completamente autonoma e non è stata mai, le dicevo, è stata fatta un'unica volta una riunione di tutta la corrente democristiana a Milano, e indovini, e lui non c'è andato, per dirle, vero. Quindi la corrente, e le correnti poi probabilmente sono stati anche uno dei motivi per cui quando poi c'è stata la grande chiamiamo Tangentopoli senza andare a esprimere giudizi, probabilmente anche là hanno cercato di coinvolgere mio padre. Io questo lo so direttamente perché da tante persone ho sentito i racconti degli interrogatori che ricevevano, in cui avrebbero dovuto dichiarare tutti i fiumi di denaro che entravano nella disponibilità di mio padre, e nessuno ha mai potuto, iniziare da Di Pietro, che poi magari dopo 30 anni si è inventato qualcos'altro, ma nessuno ha mai potuto dire che mio padre prendeva soldi. Probabilmente il finanziamento illecito, no, che è quello che avveniva dappertutto, è stato magari passava nelle varie sottocorrenti, no? Quindi, ecco, però questo è l'inciso sulla corrente. Lima entra nel 68, lei, adesso questo è un piccolo dettaglio, parla di Lima e Ciancimino, che passano dalla corrente di Gioia, quindi di Fanfani, a Andreotti. Allora, Ciancimino non è mai entrato nella corrente di Andreotti, questa è una piccola, diciamo, correzione di quello che c'è scritto nel libro, siccome poi Ciancimino è stato ancora di più di Lima, no? Implicato nelle storie di mafia, ok, penso sia giusto dirlo. Andiamo ancora avanti, lei dà anche una grandissima
Vabbè, lei poi parla alcune cose, adesso io onestamente dell'ufficio delle zone di confine, vabbè, io non so se poi realmente questo poi lo studiavo perché avevo il modo di andare a cercare un po' di documentazione, io non so poi realmente cosa Se voglio vuole, fare. se vuole, e mi fa Sì. piacere farlo anche per la fondazione, Sì. Andreotti, là, posso Non esiste inviarle Fondazione una Andreotti. copia, vabbè, l'archivio, diciamo. L'archivio è di proprietà dell'Istituto Sturzo, al quale naturalmente abbiamo accesso. Posso inviarle una copia del faldone di documentazione dell'ufficio. Sì, la ringrazio. Posso cercare quello che in qualche modo risulta dagli atti di mio padre. Allora, al di là di questo, diciamo poi che succede. Allora, lei poi parla molto anche di un'altra figura che io puoi immaginare che conoscevo bene, che era il generale, quello che è diventato poi generale Iucci, che tra l'altro è ancora vivo. Iucci ha scritto anche, non so se lei ha avuto modo di leggere un libro di memorie, l'ha letto? No, non mi pare di averlo No. Ha avuto per. scritto l'altro anno un bel libro di memorie. Allora, Iucci, diciamo, lei fa tutta la storia del famoso, diciamo, del petrolio, no? Di questa fornitura di petrolio contro le armi a fronte, diciamo, della fornitura. Armi terroristi. Che è perfetto perché Iucci aveva, diciamo, già prima collaborato in diverse storie con i servizi, no? Perché faceva parte dei servizi dell'esercito, era, diciamolo, no? Era un cugino alla lontana perché era cugino di mia madre, quindi era comunque in qualche modo legata alla nostra famiglia. In Libia Iucci aveva dei rapporti straordinari e creò dei rapporti straordinari, soprattutto con Jalloud, che era stato per tantissimi anni, no? Il numero due, che poi, come accade nelle tirannie, poi i numeri due ogni tanto spariscono di botto e non si sa più che fine hanno fatto, ma è stato sicuramente uno degli artefici dei rapporti con la Libia che hanno permesso all'Italia di rientrare, no? Dopo la cacciata di Idris e quindi la venuta al potere di Gheddafi, di rientrare nel mondo del petrolio libico, cosa che noi abbiamo mantenuto poi fino praticamente quando era 2011, quando è caduto poi il regime di Gheddafi. Noi abbiamo continuato ad avere questa, con tutte le difficoltà e con anche un Stati Uniti, soprattutto in alcuni periodi, che ce l'avevano a morte con noi, no? Su questa storia. Però io le ripeto, la storia di Iucci è stato davvero, secondo quello che so io, un vero servitore dello Stato, non si è mai prestato a manovre strane di tangenti o qualcosa del genere. Questo a me risulta, quindi non lo so se risulta da qualche parte, io non credo che sia, né ho mai sentito qualcosa del genere. Andiamo avanti, le ho detto di. Vabbè, poi c'è tutto il capitolo, professore. Lei già aveva scritto un libro, avevo avuto modo di leggerlo qualche anno fa, sull'anello, noto servizio, come lo chiama. Anche lì, allora, padre Zucca, è evidente che mio padre ha avuto rapporti, su questo non ci piove, no? Con questa fondazione, questa strana fondazione Balzan, giusto? Sì. Ok. Ma mio padre ha avuto rapporti nel mondo del Vaticano con quanta gente? E mio padre, ok, Zucca era legato, probabilmente ha messo, diciamo, ha lasciato le tracce anche in questo discorso di questo servizio più o meno parallelo. Però lei giustamente, vabbè, lei dice però, mio padre non era il capo, non era il numero uno. Ok. Ma mio padre sapeva Neanche anche? No. il fondatore, No, ma lui ha sicuramente. Ma trovato quella struttura esistente e in qualche modo ha dovuto fare da referente politico, ma sempre con un certo lui è rispetto. stato referente politico, secondo lei? È certo di quello che dice? Nel senso che era l'autorità politica con cui questi si confrontavano, ma sempre con Ma molta chi prudenza. di questi, professore? Gli incontri con Titta, Perché eccetera. io di Titta non ho mai avuto nessuna traccia da nessuna parte, è evidente tutto quello che lei vuole, che avranno cercato certamente, Casa, sì, quello no. però sa, io che abbia avuto rapporti con Padre Zucca, con la Fondazione Balzan si chiamava, penso, qualcosa del genere, questo è innegabile, e che abbia in qualche modo anche cercato di aiutarli, ma su questo non ci piove.
Però quante volte mio padre ha aiutato delle persone che poi si sono rivelate dei mascalzoni, su questo. Carità. E poi tenga conto che quando arrivavano, che avevano l'abito lungo talare, mio padre comunque aveva un occhio di riguardo in partenza, no? Su questo non ci va. E lì pure, non so, io stavo in montagna. Quando ci fu la fuga di Kappler, tenendo conto che Kappler, i tedeschi rompevano le scatole per cercare di riportarlo in Germania, non c'era occasione che un tedesco, presidente della Repubblica, il cancelliere, il ministro degli esteri, non venisse in contatto con qualcuno dei nostri, e spesso anche con mio padre, e chiedeva diciamo, di rilasciare loro. Kappler e l'altro che era Redler, mi pare, l'altro che era il carcere di Gaeta, giusto? Se Sì. ricordo bene. Ok. E mio padre sempre diceva: ma non è possibile. E poi mio padre aveva, guardi, una particolare attenzione che ha sempre avuto, anche perché aveva delle persone amiche che sono state uccise alle fosse ardeatine, ha sempre partecipato con grande attenzione a tutto quello che riguardava le fosse ardeatine, e ha sempre, non so, per esempio, quando ci fu il famoso film sul libro su Pio XII, no? In cui praticamente si dava una Il certa vicario. responsabilità, no, si dava una certa responsabilità a Pio XII, e praticamente di Kappler nel libro si diceva: vabbè, ma lui non poteva fare altrimenti. Mio padre ha sempre diciamo, avuto delle idee. Io le posso dire, stavamo in montagna con mio padre, quando arrivò la telefonata, no? Perché allora non c'erano altri sistemi, che Kappler era scappato dal cielo, e mio padre si infuriò di questa storia qui. Quindi, e cominciò a telefonare, a chiedere notizie, ma com'è possibile? Cioè, quindi il fatto che il noto servizio abbia aiutato Kappler a uscire, perfetto, può essere benissimo, ma che ci sia stata su questo aspetto una corresponsabilità di mio padre, mi creda, mi lascia quantomeno largamente perplesso. C'è poi l'episodio del rientro, già lui quando aveva lasciato il Ministero della Difesa nel 66-67 c'era rimasto professore malissimo. E lì chi lo tirò fuori è stato comunque Aldo Moro, no? Perché fu uno dei governi di Aldo Moro. Quando mio padre tornò nel 74 al Ministero della Difesa, il ministro era e la presidente del Consiglio era Rumor. Mio padre trovò un casino, lo sa, e intervenne durissimo nei confronti di tanti aspetti. Uno delle famose schedature del SIFAR, no? Che lui aveva lasciato al ministero e le aveva ritrovate non fatte sparire. Poi ci sono state le storie, il paese, noi siamo il paese della dietrologia, professore, per cui le schede erano in doppia copia, quindi sono state date a Gelli, sono state ritrovate a destra, a sinistra, sono stati motivo di ricatto. Però lui la prima cosa che fece, le fece bruciare. Il discorso di Giannettini, questo diciamo, agente dei servizi segreti, no? Che era a Catanzaro, nel processo per la strage di Piazza Fontana. D'Ambrosio, che era il giudice che poi avrebbe avuto notorietà enorme nel periodo poi di Tangentopoli, no? Che seguiva l'indagine, fece sapere al ministero che se non gli davano una risposta su Giannettini, l'indagine finiva, si fermava, e mio padre intervenne duramente. Tra l'altro fece un litigio colossale con Miceli, che era allora il capo dei servizi, no? Perché Miceli gli dette mio padre chiese se Giannettini era sbagliò, forse non so perché, anziché dirlo nelle vesti ufficiali, lo anticipò nell'intervista a Caprara, che era giornalista, no? Quindi anticipò nell'intervista che Giannettini era un agente, e comunque diciamo, questo Giannettini,
chiese se Giannettini era ancora al soldo del, era ancora in servizio per i servizi, e Miceli gli portò un rapporto con, sottoscritto da, da qualcun altro, ma col suo visto, che assolutamente non era più nei servizi. E dopo poco venne l'intervista di Giannettini, che nel frattempo era uccello il bosco, credo, a Buenos Aires, in Francia, e poi era scappato a Buenos Aires, in cui disse che la Bruna, che era uno degli uomini di Miceli, gli aveva portato dei soldi all'aeroporto di Orly a Parigi. Poi ci fu tutta la storia della Rosa dei Venti col giudice Tamburrino, per cui chiese delle notizie, mio padre, cioè, fece tutto una, e ci fu poi l'incriminazione, la sospensione dal servizio di Miceli, no? E sì. Poi quando è passata l'estate, una delle mille crisi dei governi, non che adesso sono tanto più lunghi nella durata, i governi della cosiddetta Seconda o Terza Repubblica, però diciamo, allora i governi finivano e mio padre fu spostato senza che gli fosse detto nulla al Ministero del Bilancio, e lui cercò disperatamente Moro, che era il nuovo presidente del Consiglio, e Moro non si fece trovare da lui, quindi si fece trovare a, a giochi fatti. E per mio padre fu un'amarezza enorme, perché lui aveva intenzioni davvero di mettere sul quadro il Ministero della Difesa e di troncare tutte queste voci, queste cose che si sa bene, no? Che in qualche modo passavano dai servizi. Detto questo, abbiamo parlato di tanto, arriviamo forse al caso Moro, no? Moro. Un attimo, il caso Moro. Le devo alcune. No, ci sono delle cose importanti che lei ha detto, perché mentre parlava io ho preso appunti. Ogni tanto va via la linea, professore. Ah, mi sente? Mi sente adesso? Mi sente o no? Mi sente? Boh. Vedo che io la vedo bloccato. Boh, non lo so. Se qui ci fosse Alessandro. Niente, io la vedo bloccato. Voi sentite me, sentite l'onorevole Andreotti, il dottor Stefano Andreotti, segnalatemi quelli, i commenti. No, è saltato il contatto. Peccato, perché volevo dire una serie di cose. Quindi dipende dal contatto con il dottor Andreotti, il mio funziona. E non so come fare. E non so che cosa fare qui. Vediamo un po' se telefono a... Scusate, provo a sentire Alessandro, se con qualche sortileggio riesce a ricontattare il dottor Andreotti. Ehi, senti, è caduto Andreotti il contatto, che cosa devo fare? No, è già, no, già sono alcuni, ma sotto dove? Sì, ho capito, no, non c'è proprio niente. Ah, ecco, è rientrato. È rientrato, perfetto. Ho avuto qualche difficoltà, lei prima parlava degli studi.
Il diavolo, vede, il diavolo ogni tanto combina qualche guai. No, dicevo che mentre lei parlava, Sì, prego, ecco, io avevo rimasto là. io che sono uno studente diligente, ho preso regolarmente appunti di quello che mi diceva. Perfetto. Quindi alcune puntualizzazioni. C'è una cosa importante che deve, lei ha detto alcune cose nuove, interessanti. La prima sulla presenza di questo consigliere che ha avuto suo padre, che io non conoscevo assolutamente, poi magari mi dice il cognome esatto, il nome, perché l'ha detto molto velocemente, non sono Sì, te lo riuscito a. ripeto, Umberto del Ciglio. Del Ciglio. Perfetto. Non credo che troverà Quello nulla. cercherò Sì. Prego. di lavorarci. Dunque, le devo dire però alcune cose, poi è interessante quello che lei ha detto anche su Ciancimino, Sì. che non è mai stato parte della corrente andreottiana, questo è un altro aspetto da segnalare. O invece, per quanto riguarda il coinvolgimento di suo padre nella fuga di Andreotti, io No, posso dimenticato, dirle, vero. scusi, Kappler. Posso dirle da dove è nata questa voce? Prego. Era un periodo in cui avevo rapporti molto buoni con un professore della mia facoltà, il professor Nicola D'Amati, che purtroppo non c'è più, il quale era un personaggio importante della corrente lattanziana. Sì. E poi avevo rapporti anche con il segretario personale di Andreotti. E quelli che erano scatenati col veleno ai denti ad accusare suo Vabbè, padre erano i lattanziani. immagino che Lattanzio non è stato molto contento perché praticamente è Era quello. furibondo e Vabbè. c'è stata una valanga di cose che vengono di là. Quindi io poi non ho elementi per dire chi Ok. avesse, cioè, quindi su questo posso dirle da dove veniva sta cosa. Conto che Lattanzio fu spostato, no? Lattanzio, quando poi si ritornò la vita normale dopo le ferie, dopo la vacanza, quindi il Cambio campo è. Beh, corrente. cambiò corrente, ok, però gli fu, diciamo, data come ricompensa Doppio ministero. un doppio ministero, nei trasporti, le cose La italiane. mina mercantile, me lo ricordo. Per quanto riguarda il noto servizio, Sì. posso naturalmente darle tutta la documentazione, Certo. a parte che c'è un test che ne parla diffusamente, che è. Mi verrà in mente, mi scuso ogni tanto dei In che blocchi. Questo anni ne ha parlato diffusamente? è stato sentito dal tenente colonnello Giraudo negli anni tardi 90, primi 2000. Ecco. No, no, ma attenzione, Come non parlava 20 anni prima? tutto quello che ha detto questo test lo abbiamo verificato pelo per pelo perché ha detto anche un sacco di fesserie che abbiamo beccato. Ok. Addirittura a un certo punto parla del ruolo che aveva Titta nell'affare dei Podevenk in cui è coinvolto Martelli, eccetera. Il fatto è che Titta era morto da 5 anni e Ok. quindi non poteva averlo fatto. Quindi no, lo abbiamo passato al pettine fine. Sulla questione di Titta e degli incontri, lì invece abbiamo trovato riscontri anche nelle agende, eccetera. Di tutta. Quindi in qualche modo lì ci sono documenti che io posso tranquillamente Sì. Sì, la fornire. ringrazio. Non Ripeto perché. credo che lo ricevesse né a casa né alla sede del ministero. Però tenga conto che, ad esempio, nelle agende chi incontrava lui scriveva. Comunque, io Questo, mio padre ha vissuto in un modo molto diverso da come si può immaginare, perché tra l'altro mio padre ha vissuto dal 1900, dai primi anni 70, lui non ha più vissuto da solo, ha vissuto la scorta in permanenza con la scorta che era, diciamo, una scorta. Poi chiaramente dipendeva dai momenti, no? Ma una scorta che ha sì, ma vissuto con questo lui. Quindi tante delle baggianate che poi sono state dette degli incontri di mio padre a poi destra e a sinistra
era molto semplice vedere che non potevano essere, al di là che mio padre ha avuto per fortuna sua un'agenda e un diario, no? Perché lui appunto scriveva, come ho detto prima, i diari, quindi spessissimo, guarda, in tutto il periodo processuale famoso non ha nessuno mai potuto dire un fatto, a parte di fatti ce ne sono pochissimi, ma un fatto capitato un determinato giorno, perché mio padre è sempre stato in grado di dire: io quel giorno ero là, ero in un'altra parte di mondo. Quindi, però, tutte queste cose dette a distanza di 20 anni o 30 anni, oh, mio padre, non dimentichiamolo che dal 93 in poi è stato il cattivo italiano insieme a Craxi, quello che abbiamo detto all'inizio, quindi sputare o tirare fango ancora oggi accade, un po' meno di prima mi pare, perché la storia, anche se noi siamo, ripeto, un paese di grandi dietrologi, lei pure professore è un po' dietrologo, non lo faccio dire, non si offenda, però in alcune cose no, va bene, l'ideologo però non è, cioè, una cosa è tra i documenti, una cosa è di dire non può essere che così, no, però non ho mai detto non può, no, essere. Però alcune cose sono intuizioni o deduzioni che lei fa anche nel libro. Di solito però dico sempre se è un'intuizione o una deduzione. No, d'accordo, però insomma un po' di dietrologia spinta, professor, c'è nel libro, anzi un po' tanto, però sì. Secondo il mio punto di vista, non si offenda, professore. Devo però aggiungere una cosa. Prego. Per quanto riguarda i rapporti con Zucca, lì sì, forse non sono stato chiaro io. Prego. Non è soltanto che, a parte Zucca era organico al nostro servizio, io scherzando dico che era il cappellano. Però attenzione, la cosa divertente che c'è, vedendo la corrispondenza, è che Zucca, che cerca di vendere un rapporto con suo padre, e suo padre invece fa di tutto per scansarlo. L'operazione Zucca era bravissimo nel fare una cosa. Da quello che io ho visto, anche da quello che lei mi ha fatto conoscere, era un millantatore enorme. No, questo si era inventato una cosa per dare celebrità al suo Pier Vermio Balzan. Insigniva del premio per Giovanni XXIII, l'ONU, insomma, e l'ONU, e l'ONU. Basta, quello che ho detto adesso. In realtà il gratificato della cosa dava lustro alla fondazione, certo, non il contrario. Qui no, Zucca era un personaggio. Sì, ma indubbiamente, poi comunque ha creato un buco di denaro colossale, no, con gli assegni falsi. E infatti, però che mio padre adesso che abbia avuto questo rapporto di con Zucca, il mio padre come tanti altri. Ecco, precisiamo questo. Ha avuto un rapporto iniziale con Zucca abbastanza stretto proprio all'inizio, quando Zucca lo bersaglia di lettere per avere pareri su come fare per la sua fondazione, eccetera. Okay. Lì. Dopo, sulla base di quello, Zucca ci si attacca. E invece suo padre cerca di scansarsi in qualche modo. Questo io forse non sono stato troppo chiaro. Ultima cosa sulla Bruna. La Bruna io l'ho conosciuto nel periodo della commissione Stragi, sì, e lui sosteneva, buonanima, poverino, è morto. Esattamente, fino all'ultimo ha continuato a sostenere quella versione su Giannettini. Ora, in realtà Giannettini, poi va detto una cosa, uno degli aspetti ambigui di tutta la storia è che Giannettini non era una fonte del Ministero, era un consulente. E gli faceva una serie di analisi, poi visto che faceva le analisi dava anche informazioni, ma la sua collocazione... No, professore, io mi ricordo, mio padre fu accusato, no, di non aver rivelato anche lui che c'era stata una famosa riunione alla presidenza del consiglio in cui si era opposto la riunione, se c'è stata, molto probabilmente c'era stata, c'era il presidente del consiglio Rumor e Tanassi come ministro della difesa, che era quello prima di me. Quando mio padre ha fatto quella figura, per cui è stato preso in giro pure da Troisi negli anni successivi o da qualcun altro per il non aver le omertà, non ricordo, al processo famoso di Catanzaro, sì,
Ma mio padre l'unica cosa che non voleva mettere nei guai Rumor e Tanassi, perché non è che lui sapeva qualcosa, lui non c'entrava nulla di quella vicenda lì. Quindi, questo però, è ragionevole, questo è ragionevolissimo. Per carità. Questo, diciamo, le do elementi di conferma. Il pasticcio lo fa Tanassi. Se lo fa Tanassi e Rumor lo alla, quello è chiaro, no? Per cui certo. mio padre dice no, quello è uno che c'è un qualcosa come una strage terribile, no? Che poi una strage che poi, sì, ancora oggi si continua a parlare a distanza di 100 anni delle stesse cose, non si è mai bene capito se poi tutti i responsabili siano stati presi tutti, non tutti, questo lo sappiamo, professore, l'Italia è un paese strano su questi aspetti, no? Però anche là, senta, io ho letto, adesso non c'entra niente, ho letto ieri, so se ha avuto modo di leggere l'intervista che ha fatto la figliola di Cossiga al Corriere della Sera. No, non l'ho letto. Anche lì una cosa un po' strana, quella dice, sai, un giorno torno a casa e nel salotto di papà, di babbo, papà, non so come lo chiamasse, c'erano Fioravanti e la Mambro a prendere il tè. Perché lui dice, ma lei disse, papà, e lei disse, no, ma tu non ti devi preoccupare, io sono sicuro intanto che loro con Bologna non c'entrano niente. Per dire come su queste storie, però oh, se è Cossiga, però li facevano da casa, non è che Cossiga era un po' particolare come persona, sì. No? Però la stessa figlia. Se una biografia. Legga l'intervista comunque, che è interessante, l'intervista sì, che uscita no. Ieri. Su no, ero... Ero dal dentista, ieri ero fuori con me. Quindi in maggiori guai che pensare a così. Ok. Poi tu, non so. Veniamo al caso Moro. Mi scusi l'interruzione. No, guardi, caso Moro, intanto io le posso dire alcune cose. Per esempio, sono stupidaggini. Lei dice che Moro non aveva l'auto blindata. Beh, questo si è sempre detto. E che aveva chiesto e non gli è stata data. Questo è sempre stato detto. Tenga conto che mio padre non aveva l'auto blindata, perché quando l'aveva avuta, l'autista per un giorno l'ha portata e poi disse: io l'auto blindata non la guido, perché le auto blindate, non so se lei ha un po' di avuto, sì. Ma sicuramente all'inizio erano delle auto normali, esattissime, alle quali veniva appunto messo una lastra di, non so se era piombo o qualcosa del genere, sugli sportelli, e poi tutti i vetri venivano rinforzati con altri vetri antiproiettile, e avevano un peso enorme e le macchine erano le stesse, quindi non frenavano. E non solo, ma quando c'era un binario o qualcosa, aveva un sobbalzo tale che capivano che era un'auto blindata. Quindi, e poi erano difficili da guidare, quindi anche mio padre, poi dopo tutto quanto, vabbè, però l'auto blindata è una stupidaggine. Poi lei parla giustamente delle minacce che ha avuto Moro, no? Negli anni precedenti, anche in periodi precedenti. Io, se vuole, magari le tiro fuori un po' di minacce che ha ricevuto mio padre, puoi immaginare quante ne ha ricevute, non solo. A parte una cosa curiosa fu una volta che a Natale lui lavorava pure. Guardi, uno dei motivi della longevità di mio padre, questo è un piccolo inciso, è che mio padre era un lavoratore terribile. Lui ha lavorato quanto 10 persone lavorano in una vita, perché per lui il giorno di Natale, la mattina, o il giorno di Capodanno, di Pasqua, lui andava a lavorare e riceveva gente in ufficio. Una mattina non c'era neanche la segretaria, suona il telefono, lui risponde e gli dice, lei, la voce dall'altra parte, dice, lei è l'onorevole Andreotti, sappia che non aveva a Capodanno. E mio padre gli disse, ma guardi, tutto sommato però mi dice che posso passare in pace il Santo Natale, sono contento. Per dirle una stupidaggine che poi mio padre, anche forse stupidamente, molte volte metteva sullo scherzo tante cose che sono invece importanti. Mio padre ha avuto pedinamenti, ad esempio, di Franceschini, che era il... Lo dice lo stesso Franceschini. Franceschini ha raccontato che lui si era appostato tante volte sotto casa dei miei, che un giorno era andato a sbattere contro mio padre per vedere le reazioni, diciamo, delle persone della scorta, e il suo grande
sogno era di fare una fotografia a mio padre con un rospo in bocca per vendicarsi di tutti i rospi. È una cosa che mi colpisce molto, questa professore, la ripeto spesso, di tutti i rospi che la DC aveva fatto ingoiare agli italiani, per dirle però che mio padre era uno dei possibili, no? Quindi minacce in quegli anni sicuramente sono state fatte da lui. No, volavano come acqua fresca. Certamente. Poi, che dire, io un'altra delle cose che ho chiesto e me l'hanno detto in tanti, in quegli anni lì c'era una impreparazione, professore, straordinaria, perché erano cominciati, prima sono stati gli incidenti grandi, cioè è un po' nato assieme il terrorismo rosso che quello nero, però forse quelli che sono stati all'inizio gli episodi più terribili sono stati i grandi attentati che poi si sono dimostrati tutti dal mondo, diciamo, della destra, dell'estrema destra, no? Questo è evidente. Però non si è mai data un'importanza enorme o non si sono state mai prese le vere contromisure al terrorismo fino a quando c'è stato il caso Moro. Perché il caso Moro è stato un qualcosa che ha cambiato, no? Teniamo conto, subito dopo è stato creato il nucleo guidato dalla Chiesa. Anche lì dalla Chiesa non era nemico di mio padre, dalla Chiesa ha avuto rapporti sempre con mio padre. Qualcuno, adesso non mi piace entrare in polemica con la famiglia, ce l'ha a morte con mio padre, scordando quello che diceva dalla Chiesa, vabbè, di alcune persone di famiglia. Lasciamo perdere questo discorso perché è un'altra cosa ingiusta che viene tirata fuori a distanza di tanti anni. E dalla Chiesa, il nucleo dalla Chiesa lo ha creato comunque antiterrorismo mio padre, e quando mio padre lasciò la presidenza del Consiglio nel 79 a Cossiga, insistette, perché dalla Chiesa voleva tornare a Milano, al comando di Milano, insistette perché continuasse invece il nucleo antiterrorismo che aveva finalmente dato i grandi successi insieme alla prima legge sul pentitismo, no? Che permise con chi era Paci i primi che in qualche modo collaborano. Le dicevo questo perché io non so, anche ai tempi, essere morto l'altro anno, tra l'altro, il caposcorta di allora di mio padre, poi ne ha avuto uno invece che è stato dall'anno dopo sempre con lui, era un carabiniere che lo ha seguito tantissimo e mi ha lasciato le sue memorie, delle memorie scritte in un modo molto, non in modo cronologico, a flash, e parla proprio della assoluta impreparazione che avevano le scorte. Tenga conto che le scorte non andavano mai a esercitarsi al tiro. Uno può pensare non è possibile, eppure loro avevano queste armi più o meno moderne e non potevano mai utilizzarle, quindi erano purtroppo predestinati pure loro, come nel caso poi del tragico. Tenga conto che la scorta di mio padre e quella di Moro si vedevano sempre, non a caso nelle memorie racconta che due sere prima avevano cenato con tutti quelli che sarebbero quei poverini che sono stati poi massacrati a Biafra. Allora, apriamo di nuovo, che vogliamo dire, lei dà un'interpretazione che lì secondo me lei va ai primi posti della dietrologia in assoluto. Sono io a dirlo, lei certamente non è d'accordo. Cioè il pensare che il vero motivo per cui poi alla fine questo fantomatico signor americano dal nome impronunciabile tipo Piccek o qualcosa del genere. Sì, adesso io mi confondo sempre perché ho avuto una persona che conoscevo, si chiama Piccek, quindi siccome non è facile, però ci siamo capiti di chi parlo, che sarebbe arrivato in Italia e che avrebbe subito aperto un canale di rapporti con i brigadisti, e che il vero motivo per cui poi lui avrebbe fatto in modo che i brigatisti uccidessero Moro è che non dovevano assolutamente rivelare tutte le non i problemi legati alla sicurezza internazionale, no? Perché lei dice assolutamente di segreti del genere non ce n'erano, ma tutti questi segreti terribili
che sapeva Moro e che avrebbe rivelato, che questi in qualche modo si sarebbero messi d'accordo nel non tirarli fuori. Lei, mi pare, la sua tesi è questa qui, no, professore? O sbaglio? No, capiamoci meglio. Attenzione. Lei immagini una cosa. Sì. Se, a parte il fatto che qualche peccatuccio serio la classe politica italiana su temi come la mafia, le stragi... La mafia, però, questo, scusi che la interrompo, la mafia allora non era un problema, perché il problema della mafia è venuto dopo. Mi scusi. Beh, questo possiamo discutere. Anche lì possiamo discuterne, ok. E gli altri problemi, gli altri peccati quali sono? I grandi peccati della classe dirigente. La percezione della mafia è esplosa dall'80-81 in poi. Ma il problema mafia c'era da prima. Il problema mafia esiste dalla notte dei tempi. Io voglio fare un ragionamento. Poi parliamo di mafia quando parliamo dei processi. Voglio fare un ragionamento. Ma quali sono questi grandi segreti che questi si sono portati nella tomba? Voglio fare un ragionamento diverso. Le immagini se anche Moro, per salvare la pelle, avesse fatto dichiarazioni anche non vere. Ma lei se ne immagina cosa sarebbe? Però non vere, dai. Sarebbero state innegabilmente prese come vere. Sì, ma professore, ma possibile? Io quello che dico. Allora, questi avrebbero avuto... Poi no, ma l'ho interrotta, le chiedo scusa. No, vabbè. Le faccio un esempio. Immagini se Moro avesse detto che c'erano responsabilità gravissime, dirette, documentate, di esponenti della Democrazia Cristiana, dello Stato, della Polizia, nella strage di Piazza Fontana o di Brescia. Ok. Tenga conto che già c'era mezzo paese che già lo pensava. A sentirselo dire da Moro, vero o non vero che fosse, sarebbe stata verità di fede. Un minuto dopo il Partito Comunista doveva ritirarsi dalla maggioranza e aprire una crisi politica devastante. Però questo vuol dire che Moro l'aveva detto. Non lo so, perché non abbiamo queste carte. Ma scusi, ma perché i brigatisti avrebbero dovuto avere questo patto per cui, per la paura di non essere uccisi in carcere e con la certezza di uscire dopo pochi anni, avrebbero tenuto questo famoso... Questo è un pezzo di questa quello che dice lei nel libro, pare che sia questo. Allora io dico, è stato all'inizio, ma l'operazione di coinvolgimento delle BR nella versione ufficiale è stata costruita un pezzo per volta e molti pezzi di quella costruzione ci mancano. Comunque è un fatto che le BR, dopo aver detto renderemo pubblico tutto quello che Moro ha detto, non hanno reso pubblico un accidente. Ma perché Moro probabilmente non gli ha detto niente di eclatante, cioè è questa con tutto quello che è uscito di lettere, di memoriale dopo, poi può essere completo, non completo, tutto quello che vuoi, ma tutto quello che è uscito, i fatti, quali sono quelli che ha attivato terribili Moro? Non ci sono, forse già nei memoriali che noi troviamo lì, cioè, e che sono chiaramente incompleti, per esempio accenna già all'esistenza di Gladio, accenna a tutta una serie di cose che avrebbero avuto sicuramente. Okay. Lei non parla di Gladio, lei parla che del noto anello, del noto servizio. Secondo lei. Okay. Esatto. Però, ma per esempio c'erano accenni. Ma ammesso che possa aver detto qualche cosa di Gladio, cioè, ma o anche di altro. Ma quali sono queste grandi cose che può aver detto? Cioè, il fatto che io dico, secondo me, secondo quello che è la mia modo di vedere, che se in Italia non si continuasse, ancora oggi si continua a dire che chissà dietro qualsiasi cosa c'è stato di tutto, per me non è così, cioè per me oggi che ancora ci stanno stati 300-400 libri su Moro e ancora tirano fuori in questo anche l'ultima commissione parlamentare ha delle responsabilità perché ha dato lei mi deve dire perché un brigatista, nessuno, quanti sono? 12, 15, 20 quelli che realmente potevano avere cognizione di quello che era Moro, non lo so, più o meno il numero sarà questo, no? Quelli che erano, che hanno girato intorno a questa direttamente, che avevano modo di vederlo, di sapere quello che realmente diceva fuori.
ma non ce n'è stato uno che ha attivato fuori, guardate che Moro ha detto questo, 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 questo e questo. Perché non è stato? Non potevano dirlo. Ma perché oggi non lo possono dire? Oggi non lo possono dire? Avevano più credibilità. Ma questo è... Ma non ha senso una cosa del genere. Perché oggi non lo dovrebbero dire? Me lo dice lei? Perché erano stati già incastrati e lì... Ma da chi incastrati? Cosa avevano avuto di vantaggio? Senta, ma dove stavano i brigadisti in quel periodo? In galera. E in galera c'erano anche i vari malavitosi. Sì, e infatti ci sono brigadisti che sono stati strangolati da altri brigadisti però, e gente di... Quindi attenzione, l'Italia, i carceri italiani sono quello che sono, ma non siamo in Germania, No, però in Germania io le do atto che avevano risolto il problema in un altro modo, ma in Italia non sarebbe mai potuto avvenire una cosa del genere. In Italia non è avvenuto. E non poteva avvenire. È giusto del fatto che il mio paese non ha fatto queste cose. Però attenzione, io ripeto, quanti da Buzzi a Esposito, a Palladino, eccetera, sono stati assassinati nelle nostre carceri a opera di altri detenuti? Questo è possibile, però ripeto, per me quello di tutta la cosa che mi è parsa davvero più sorprendente è quasi la certezza che lei dà di un'ipotesi del genere. A me pare io non sono certo di questo, di un'altra cosa. Sono certo del fatto che Cenik e chi lavorava con lui stava lavorando su questo, immaginava che potesse succedere qualcosa del genere e lavorava perché non succedesse. Però se lei chiedeva agli altri partecipanti della gestione pubblica, quindi al presidente del consiglio che aveva mio padre, al presidente... se lei chiedeva, ma scusate, che cosa può sapere Moro di così sconvolgente, che gli avrebbero detto? Che non può sapere niente. Le cose Moro, la crisi politica l'avreste avuto lo stesso. Arrivo a dire questo. E allora, attenzione, il problema è che secondo me in tutta questa vicenda le responsabilità personali gravi sono... A proposito, lei mi sta ricordando invece che ho visto l'intervista della figlia di Cossiga, adesso mi è venuto in mente, poi travolto dal dentista. Sì. Perché in effetti c'è un pezzo che adesso mi ha richiamato in mente. Allora, lei immagini cosa? Secondo me, chi ha gestito la cosa sono stati Picenic e Cossiga. Suo padre, secondo me, non ha una responsabilità diretta. Semplicemente, la mia ipotesi è che suo padre si è reso conto che non poteva, qualsiasi battaglia per aprire la trattativa per liberare Moro era perdente in partenza, perché aveva di fronte gli americani che non ne volevano sapere e alle spalle il Partito Comunista che non ne voleva sapere. Il Partito Comunista è quello che più di tutti non ne voleva sapere. Ha la responsabilità, perché vuole che non le dia ragione. Ora, suo padre non era uomo da battaglie perse in partenza. E infatti non ha fatto nulla di operativo nel caso Moro. Però, attenzione, dei ricordo, io vivevo a casa in quel periodo, quindi vedevo mio padre poco, già lo vedevo sempre poco perché ci stava quasi mai, però in quel periodo tornava sempre. L'avrà visto proprio, immagino. Terribili. Io quello che le posso dire, al di là del dramma umano che ha avuto mio padre, che mio padre ha sempre detto, guardi, lo ha sostenuto sempre, che di tutte le colpe che gli sono state affibbiate, e in particolare con processi di mafia e quello per l'omicidio del giornalista Pecorelli, la cosa che io dico essere totalmente infondata. Quello che io le posso dire, io le do atto, è uno dei... Poi si può entrare anche in quel discorso, non è un problema. Però, lui ha sempre detto, la cosa che mi ha più colpito e fatto male è che qualcuno abbia potuto pensare che io non solo abbia
fatto, diciamo, poco, ma addirittura abbia remato contro per, li, no, per liberare. E aveva, allora, e aveva ragione. Mio padre era convinto, guardi, mio padre era convinto, si era illuso che la strada che poteva portare alla liberazione, al di là del fatto che mio padre aveva questa attenzione particolare per i 5 morti di, e ha sempre, diciamo, pianto su questo. Poi gli è stato anche raccontato che si è inventato lui la storia della vedova che avrebbe telefonato. Vabbè, quello è un discorso a parte. Teniamo conto che il primo che l'ha tirata fuori poi nei giornali è stato sul Corriere della Sera, come si chiama il giornalista, quello che oggi ha fatto quotidiano, oddio, vabbè, poi mi viene in mente, oddio, vabbè, comunque al di là di tutto, mio padre aveva avuto l'illusione che la strada che aveva trovato il Vaticano portasse alla liberazione di nuovo, e la sera a casa mia, a casa nostra, veniva spessissimo Monsignor Macchi, che era il segretario particolare di Paolo VI, e veniva tardi, quando Paolo VI probabilmente andava o a dormire o comunque si ritirava nelle sue stanze, verso le 11, 11 e mezza arrivava e parlavano di questa, e parlavano in particolare, abbiamo tutte le tracce di questi incontri che avvenivano con il tramite, primo era il Don Curioni, che era il cappellano di uno dei carceri di Milano, e c'era, non so, e praticamente erano arrivati alla, non dico certezza, ma alla buona speranza che Moro sarebbe stato rilasciato. Che poi, quello fu un clamoroso depistaggio. Siamo d'accordo, però mio padre ne era talmente convinto. Tenga conto che quando Cossiga l'ha chiamato la mattina famosa del 9 maggio, quando fu poi ritrovato il cadavere, quando gli disse abbiamo ritrovato Moro, mio padre per un attimo ha avuto, meno male, è stato liberato, perché già nelle visite che aveva fatto Macchi prima, gli è stato detto guarda, finalmente pare che sia la strada, che poi sia una balla, è una strada sbagliata. E no, tra l'altro mio padre diceva pure che era infastidito. Lì abbiamo elementi, l'abbiamo ricostruita quella vicenda. Okay, che il famoso dottor Lupo, che era nella base NATO, eccetera, che è quello che organizza un po' tutta la storia, scompare, guarda caso, proprio in quei giorni. Quella fu una patacca inventata, guarda caso, dal noto servizio, perché chi va a Napoli a trattare su questa cosa è ad Alberto Titta, proprio per creare quell'illusione. Suo padre fu vittima di un depistaggio insieme a Paolo VI e insieme ad altri. Sì, sì, ma io però per dirle come mio padre credeva, sono convinto che lui credesse a questo. Poi nel discorso che lei parla, in cui sono state fatte per esempio poche mosse per cercare comunque di liberarlo, ad esempio anche all'estero, no? E invece lì sono state fatte con Amnesty International, con la Croce Rossa, con Tito. Con Fidel Castro, con Gheddafi, sono stati fatti con Arafat, con cui lei può immaginare che i rapporti comunque mio padre ce li aveva particolarmente intensi, sono stati fatti, mentre invece nel libro questo è un po' tenuto tutto sommato. Ho il dovere di precisarlo, ha ragione. Però attenzione, io non ho mai sostenuto e non credo che suo padre abbia remato contro. E capisco la sua reazione umana di dire no, quello mi ha ferito, perché non lo ha fatto. Lui si è limitato ad avere delle posizioni ufficiali, costretto nella tenaglia fra americani e Partito Comunista. Questa è la verità. Ma vede, perché questa è, a parte che poi il famoso non si capisce perché Andreotti c'ha sulla coscienza Moro, perché si è opposto alla trattativa, e Berlinguer no. Ah, no, lei guardi pure il capolavoro che è stato fatto quest'anno da Bellocchio, l'altro anno da Bellocchio, dove praticamente Berlinguer viene fatto vedere 3 secondi e mezzo, no?
Certo, beh, ho fatto un video. Aspetti, ma poi non è solo questo, andiamo a vedere pure. Video per dire che era una schifezza. Sì, ma chi è che era, diciamo, poi il fautore della linea iperdura? Allora, Partito Repubblicano, La Malfa voleva la pena di morte. Pennella, Eva Durissimo. Il Eugenio... Aspetti, Eugenio Scalfari? Scatenato. Giù, piatto. Tra l'altro lei lo sa che Repubblica... Non so se le è mai capitato di vedere la mattina in cui poi Moro è stato rapito, uscì con un grande titolo che Antilope e Cobble erano loro. Sì, l'ha vista mai questa storia? Me lo ricordo perfettamente. Quindi è stata ritirata fuori recentemente e poi la sera hanno di gran corsa fatto. Allora c'erano i giornali con le edizioni straordinarie, oggi i giornali hanno perso. Questo discorso venne fuori questo giornale invece completamente cambiato, però diciamo al di là di questo gli stessi socialisti, professore. Allora io per esempio Vesuschi, ho questo caso di questa brigatista, non so se era Brigata Rossa o Nucleo Marino, non lo so, insomma comunque terrorista che comunque aveva avuto una certa e si era pensato da parte di qualcuno di fare un primo atto di lasciare lei, no? Come certo. E questo fatto non andò avanti perché la Besuschio, oltre alla condanna che aveva già avuto perché aveva sparato pur non colpendo, non so se i carabinieri o i poliziotti o qualcosa del genere, aveva in piedi altre 3, 4, 5 cause. E il ministro di Grazia e Giustizia disse: se anche si dà la grazia, Leone dà la grazia, presidente Leone dà la grazia alla Besuschio, e contemporaneamente era stato fatto venire da Napoli, da Puglia, e trasferito a Napoli un altro che era malato in qualche modo, e si stava pensando, sì, e si stava pensando che si. Mio padre scrive una lettera a Craxi nel novembre dell'80, quindi quando è cominciato a venire fuori tutto questo discorso che tutti, ah no, ma la trattativa, noi volevamo fare la trattativa, mio padre scrive a Craxi dicendo guarda, io come ti ho detto così, 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 non sarebbe stato possibile. Nella nota del diario lui dice: adesso vengono fuori tutti questi che vanno a favore della trattativa, però io ho il sospetto che forse da parte di qualcuno si tiri fuori questo discorso per cercare in qualche modo di nascondere quelli che erano stati poi i rapporti veri che qualcuno è riuscito ad avere con i brigadisti, perché non dimentichiamo che tramite Autonomia Operaia i socialisti effettivamente qualcuno i rapporti ce l'ha avuti. Quindi insomma, la trattativa è qualcosa che alla fine l'Italia era spaccata in due, ma non è vero, perché la gran parte dell'opinione pubblica di tutto era contro il discorso comunque, che non vuol dire non cercare la liberazione di Moro, per l'amore del cielo. Le posso dare una pezza d'appoggio in quello che lei dice. Nella facoltà di giurisprudenza di Bari, dove io ero studente, sì, e dove c'era l'istituto di diritto penale, che era l'istituto di Aldo Moro, noi lanciammo una raccolta di firme in appoggio all'appello di lotta continua dei vescovi, tra cui il signor Mincuzzi, per la trattativa per liberare Moro. A firmare ci rimanemmo in 11 e non firmò nessuno dell'istituto di diritto penale. La gente che ha fatto carriera grazie a Moro. Posso dirle però un'altra cosa che è molto interessante, che ci dice la differenza fra i fatti e la percezione dei fatti. Una persona che mi voleva molto bene proprio per il tentativo che io feci di appoggiare la trattativa era l'onorevole Renato Dell'Andro, che all'epoca era il nostro preside, e con cui io avevo un rapporto molto cordiale. Lui in qualche modo mi riconosceva come sì, un estremista, cioè che però stava dalla parte della liberazione di Moro.
Beh, senta, le cose più velenose su suo padre e sulla questione Moro, io le ho sentite da Dell'Angro. Ora, io non credo a quelle cose, però riconosco che Dell'Angro è una persona profondamente onesta, ma era convintissimo di questo, perché la percezione dei fatti era quella. Non sempre i fatti coincidono con la percezione. Io penso che molto di tutti questi discorsi che adesso abbiamo fatto, ne abbiamo fatti tanti, stiamo parlando di nuovo, ne abbiamo fatto su tanti fatti, no? Io credo, allora, mio padre ha iniziato la sua vita politica giovanissimo ed è stato il più longevo, questo non ci piove, no? Discussione. Perché è stato il più longevo, uno può dire perché ha brigato, ha fatto, ha imbrogliato, ha truffato, oppure può dire dall'altra parte, forse perché aveva delle qualità, era un lavoratore, era un qualcuno capace, vabbè, questo non vuol dire. Comunque è un dato di fatto che ha avuto, ai fine degli anni 80, inizio anni 90, se uno diceva chi sono i politici italiani in questo momento più importanti, Andreotti e Craxi, no? Perché la seconda, io gliel'ho detto anche l'altro giorno per telefono, perché non scrivi un bel libro su quello che è avvenuto nel 92 e 93 in Italia? E da quanto ce l'ho in testa di scrivere quel Quello, ma scriva un libro in cui. E allora lei mi deve dire pure se è possibile che praticamente tutte le malefatte italiane sono state addebitate a questi due signori, Andreotti e Craxi. E ancora oggi c'è gente che continua a scrivere. Un po' meno oggi, perché forse, come abbiamo detto forse all'inizio, si comincia un po' più a guardare alla storia anziché alla cronaca. Allora, su Andreotti vengono dette a distanza di 30 anni, 40 anni, si tirano fuori, no? Perché ma è così. Ragazzi, andiamo a vedere i fatti, i documenti. E di documenti, professore, io ne ho parlati di tanti, ma su tante cose. Realmente sono state fatte delle fandonie colossali. Poi uno la può pensare diversamente, quello che vogliamo. L'Italia aveva, ecco, quello che mi fa piacere è che, per esempio, adesso sta venendo fuori, negli ultimi tempi, quello che era l'apporto che è stato dato da, soprattutto poi da mio padre, da Craxi, a quella che era la politica italiana, no? E non so se ha avuto modo di vedere. Un intervento fatto, ma davvero negli anni, nei primi anni 2000, addirittura ancora, no, forse negli anni 80, in cui si parla del rischio della immigrazione. Non so se le è mai capitato. In cui mio padre dice: guardate, che se qui noi in Africa continuiamo a sfruttarli e a non dargli ricchezza, quindi andare da Arriverà. loro, lui usa l'espressione: ci sarà l'invasione dei tartari. E Craxi più o meno dice le stesse cose. In quegli anni l'Italia partecipava ed era quella al mondo che aveva messo più soldi per la cooperazione e sviluppo nei paesi africani, che portava comunque un vantaggio all'Italia, no? Perché dava visibilità, dava lavoro alle ditte italiane, perché poi erano le ditte italiane a lavorare. Cioè, in quegli anni l'Italia aveva questa visione degli esteri. Come tutte le mediazioni, lei parla giustamente, no? Che mio padre è stato un mediatore, mio padre è stato un mediatore in tutto quello che è accaduto nel mondo, cioè in qualsiasi conflitto nel mondo. Lei non sa, per esempio, che tra Iraq e Iran, la guerra che è durata quanti anni? 10 anni, 12 anni? Dieci anni. Finì con la mediazione del segretario dell'ONU e di mio padre, che tutti i giorni vedeva. A me piacerebbe, quello sto cercando di fare con fatica, so che probabilmente non riuscirò a far mai, di cercare di dare, ecco, un'immagine di mio padre che sia veramente più vicina. Adesso mio padre non è stato un santo, io non sto dicendo questo, sarei un ipocrita e direi una grandissima stupidaggine. Però realmente di tutto quello, poi se parliamo dei processi, professore, lei parla di un caso di uno che, vabbè, lei parla di un caposcorta che non era caposcorta, probabilmente era un poliziotto. Mio padre andava, tutti i Ferragosto lasciava, noi stavamo in montagna con lui quei pochi giorni che prendeva di vacanza per andare a quella bella cosa che era il congresso di Erice della scienza che è organizzato da Zichichi. Sì. Tutti gli anni lo portavano poi a Mazara del Vallo
dove immancabilmente quello che ancora accade, le navi italiane, i pescherecci andavano a pescare o in Libia o in Tunisia e gli sequestravano le navi e mio padre doveva in qualche modo prendere no. E riceve uno che è un perfetto. Allora, il sindaco, mio padre riceveva tutti, non aveva mai, a meno che la scorta presente, riceve uno che sa Dio che cosa gli aveva detto, e poi si scopre che questo in qualche modo era legato alla mafia. Questo, la storia del processo è questa, cioè non c'è un fatto, non c'è nulla, cioè realmente non c'è stato. Non mi pare di essere stato tenero No, nei no. confronti di quell'inchiesta. No, ma lei poi tra l'altro, ecco, un'altra cosa che dimenticavo, lei parla, in questo sfonda non una porta, ma un portone dei giudici con l'elmetto. Perfetto, no? Questi giudici che hanno assunto questa onnipotenza. Io non sono proprio d'accordo su una connotazione non politica del fenomeno, perché lei la esclude, io su quello non sono della sua idea, per cui secondo me. No, non è che io la escluda, dico che ha una qualità diversa, nel senso sicuramente c'è una componente che era legata a una certa fazione politica, sì, ma la cosa più importante è che anche quelli che non erano collegati a quella fazione Si politica sono messe sulla stessa strada. No, rispondevano alla solidarietà di corporazione, no, questo è vero perché peggiore. questo è quello che è avvenuto. Di un bonapartismo giudiziario. No, no, ma questo è vero, però è anche vero che molti di quegli esponenti E avevano studiato alle fattocchie con il Partito Comunista e che qualcuno era entrato in Parlamento e ha fatto poi ha coordinato e ha tirato le fila, qualcuno che ancora c'è lì oggi. ci vedremo, le dirò io qualcosa in più, perché qualcuno non aveva studiato alle frattocchie. Aveva studiato nel movimento giovanile della DC e poi era passato al Vabbè, Partito Comunista. vabbè, quello sì, teniamo anche conto che se andiamo a vedere chi si è salvato poi dal terremoto giudiziario negli anni 90, sono stati gli ex PC e la sinistra della DC. La sinistra DC fino a un certo punto, eh. Però parecchi si sono quelli che Meglio si degli sono, altri. quelli che si sono infilati là dentro, più o Abbiamo meno. alle conclusioni, perché siamo Sì, che sfilati a siamo andati 8 ore molto e lunghi, comincio poi sì. a essere preoccupato perché vedo calare quelli che ci stanno ascoltando. Ok. Voglio dirle una cosa divertente. Lei ha detto, diceva, no, mio padre non era un santo. Allora, mi è capitato di sentire Calogero Mannino durante la stesura del libro, che infatti mi dette un documento molto interessante sul ruolo di suo padre a proposito dell'unificazione tedesca, l'Unione Europea, cioè, benissimo. Allora, a un certo punto io gli dissi, ma io sto cercando, nei limiti del possibile, di mantenermi equilibrato fra le tesi accusatorie e le tesi difensive, anche se, le confesso, non parlo dell'onorevole Andreotti come un santo. E Mannino scoppiò a ridere e disse: ma non era un santo e non voleva, non riteneva di essere un santo, non Certamente. pretendeva che lo si considerasse tale. E infatti, beh, anche perché non tutti devono essere santi di santità straordinaria, questo. Quindi, come vede, la discussione, io però le devo spiegare una cosa, perché Prego. le ho mandato il mio lavoro quando era finito, ma non Sì. l'ho sentita prima, intenzionalmente. Perché? Vede, io confesso nel mio libro due cose: di essere sempre stato politicamente avversario Lontano, certo. di Giulio Andreotti, ma di averlo sempre avuto umanamente in simpatia. Sì, questo l'ha ripetuto spesso. E anche per questo motivo ho evitato di contattarla prima per non essere ulteriormente Condizionato. condizionato, cioè, ma mi riprometto invece di risentirla e ho preso zelantemente appunti delle cose che mi ha detto e penso di fare una seconda edizione.
di questo libro. Io guardi, vedo, quello che sto facendo nella vita è proprio questo, cioè cercavo in qualche modo di direttamente, indirettamente, ma soprattutto di aiutare chi ricerca, dandogli documenti, non ricordi, che comunque esatto. All'archivio, allo Sturzo, di documenti ne abbiamo. Quindi penso tanti... che ci risentiremo. E invito a fare una cosa, perché purtroppo in questa lunga conversazione, d'altronde, insomma, suo padre è stato un... Sì, sì, abbiamo come anche tralasciato tanti altri argomenti che sono stati trattati. E io invece con lei vorrei ragionare dell'ultima stagione. Sì. La stagione che va dalla sua permanenza al Ministero degli Esteri alla stagione dei processi. Sì. Perché secondo me c'è un nesso molto forte. Poi sono d'accordo che gli Stati Uniti non sono gli Stati Uniti, attenzione, sempre creduto che gli Stati Uniti sia una cosa molto articolata, pure, capirai, perfino in Russia e nell'Unione Sovietica c'erano sottopartiti, cricche, cioè, sì, meno magari, però. Ma c'erano, figurati negli Stati Uniti. Io, abusando della sua cortesia, le direi che forse una seconda live per parlare di quel periodo potrebbe essere, bene, se lei fosse disponibile. No, professore, ripeto, io lo faccio con molto piacere, perché parlare di mio padre è quello che sto cercando di fare, che occupa la gran parte del mio tempo adesso che ne ho a disposizione non lavorando più nell'azienda, quindi quando vuole, allora ci sentiremo. Sì, volentieri. Beh, spero che però comunque lei abbia gradito il mio libro, per quanto sì, tecnologico. Io le ho detto quello che sono. Lei è, cioè, dovrebbe cancellare un po' di dietrologia, professore. I passaggi io li... Se ne posso permettere, professore? No, cioè, senta, quando uno... Detto, lei umanamente è simpatico, quindi... La ringrazio. Le ricambio quello che è giudizio sul mio padre. Su quello che scrive non sono molto d'accordo in qualche punto, più di un qualche punto, però ripeto, dottore, ognuno ha un cervello. È pubblico, si espone alle critiche e deve prenderne atto per correggere gli errori, a disposizione per dire il perché continua a pensare a certe cose. No, poi io sono a disposizione soprattutto per quello che sono alcuni fatti che conosco bene, ma per approfondire tutto, non è certamente. Va bene, dottore. Allora, a presto. A risentirci e grazie. Grazie a lei. Grazie. Buona serata.